Darei subito la parola al signor Bisatti, sì. Ecco, che ci presenta, ci illustra, eccetera, eccetera. Va bene, prego. Allora, io sono Rodolfo Bisatti, sono un regista, sono a Trieste da 3 anni e sono venuto qui per girare un film. L'occasione è stata quella di reperire sul territorio tutte le maestranze possibili per realizzare questo lavoro, creare questi laboratori e soprattutto interagire con l'ambiente. Questo anche in virtù di un ragionamento che noi registi stiamo facendo ormai da molti anni, cioè il cinema non si fa più a Roma, o meglio non si fa più solo a Roma, perché è necessario raccontare tutta l'Italia. Quindi stiamo anche con altri paesi limitrofi cercando di approntare un sistema didattico che con un interreg dovrebbe portare anche delle risorse, creare appunto questo circuito virtuoso, portare lavoro in questo territorio. Adesso è lodevole il vostro progetto e così mi è venuta anche un'idea che sarà da vedere, da vagliare, ma anche l'utilizzo della nostra pagina sotto internet per dire qui c'è un film, viene girato e magari mettere un paio di fotografie, è una cosa carina da poter utilizzare, penso, ecco, poi il consiglio ne parlerà. Che non venga fuori un lungometraggio che non rispecchi la realtà della vita, del modo di vivere della cittadinanza di Trieste. Cioè io credo che il principio etico sia un buon investimento economico, cioè non è solo un fatto morale, è un investimento economico, cioè se io faccio un film credibile che funziona, guadagno io, mangio lui, ci spiego. Se faccio una cosa che non funziona o la RAI che mi dà 1 milione di euro, se no non venderemo mai questo lavoro. Quindi voi siete i primi spettatori del film, quindi è per quello che siamo qua, se no non saremmo qua. Ripeto, noi triestini amiamo molto la nostra città, ci piace sentir parlare bene di Trieste, non sentir parlare male. Ci piacerebbe sentire anche di qualcuno e ci piace sentire che qualcuno vuole dare un futuro a Trieste. Siamo un po' stanchi soltanto di inaugurare monumenti che riguardano la storia e il passato. Vorremmo che questa città si proiettasse un po' verso il futuro. Quindi il fatto che si prospettino iniziative di formazione, di lavoro, di impegno, di presentazione positiva anche della nostra città non può farti altro che piacere e non possiamo altro che darvi il nostro riconoscimento.